Piazza del Popolo, sindacati qui per protestare contro la legge di bilancio, manovra 2022. Secondo la CGIL, la UIL in piazza stamane, e sarebbero poche le risorse stanziate a favore del mondo dei lavoratori, dei pensionati e per la lotta contro il precariato. Dalla manifestazione di oggi che vede in piazza la CGIL e la UIL si è sfilata la CISL. Il mondo della scuola invece ha già manifestato venerdì scorso e le nostre telecamere erano presenti per filmare e registrare la protesta del comparto della scuola, che nonostante tutto oggi è qui a fianco dei lavoratori e appunto dei pensionati. Noi li abbiamo intervistati, guardate, siete già scesi in piazza il 10 di questo mese, avete manifestato a favore dei diritti della scuola che vengono sempre messi puntualmente in discussione, oggi nuovamente in piazza a fianco dei pensionati, dei sindacati, del mondo dei lavoratori. Perché? Crediamo come studenti e studentesse di questo paese che stare accanto ai lavoratori nelle battaglie che ci accomunano sarà fondamentale per creare innanzitutto un clima di generazione, un clima di protesta largo e ampio. Questo principalmente per chiedere maggiori fondi, investimenti sulla scuola e il PNRR che sia assegnato evidentemente con un maggiore investimento verso le strutture scolastiche, le infrastrutture scolastiche e tutto quello che è il percorso scolastico. A questo aggiungiamo la battaglia più specifica del lavoro e dei lavoratori riguardo il tema dei precari, perché nella scuola ancora oggi mancano tantissimi insegnanti, non vi è continuità didattica, questo è un grave problema per gli studenti e per questo crediamo che ci sia la necessità di una maggiore assunzione di precari, una maggiore assunzione di professori e che il comparto scolastico abbia dei maggiori investimenti da questo punto di vista. Diciamo che nella scuola i problemi sono atavici, voi siete scesi in piazza nello specifico qualche giorno fa per contestare le risorse stanziate dalla legge di bilancio con la manovra destinate a appunto alla scuola, ma nello specifico per la scuola, per gli studenti di oggi, che cosa bisognerebbe fare? Sono tre i temi principali della nostra protesta: il tema sull'edilizia scolastica, che in questa città ma in generale in tutto il paese è ridotta ancora in condizioni totalmente scarse, in cui non ci sono investimenti per garantire agli studenti degli spazi di studio e di sicuri per frequentare le loro scuole. A questo aggiungiamo il tema dei trasporti: i trasporti ancora oggi sono inefficienti, non vengono garantiti i trasporti per gli studenti ad hoc, dei canali preferenziali, e questo ci costringe a condividere i nostri spazi appunto di trasporto con i lavoratori, e che poi consegue con degli scaglionamenti orari che nelle scuole producono un grave problema sia per gli studenti che per i docenti, dato che gli studenti di secondaria, di secondo grado, dei licei escono alle 3:30, 4:00 e questo non gli garantisce uno spazio di vita sociale, un tempo libero che invece dovrebbe essere garantito dagli adolescenti sia per studiare e portare avanti il programma sia per avere delle attività extracurricolari. Se il ministro Bianchi ti vedesse in questo momento, che cosa gli diresti? Io chiederei al ministro Bianchi un maggiore coinvolgimento del comparto studentesco dentro alle decisioni del ministero, perché non siamo mai stati ascoltati in questi anni, sono anni che continuiamo a protestare e quest'anno in particolare con diverse modalità, non solo le piazze, le manifestazioni, i picchetti, i documenti, le lettere, ma anche le occupazioni che sono un gesto forte di protesta e di ripresa dei propri spazi sociali. Per questo crediamo sia necessario che il ministro e il ministero apra dei tavoli di confronto con gli studenti, che sono sicuramente la parte grande della componente scolastica e studentesca di questo paese. Perché siete in piazza stamattina insieme ai sindacati? Che cosa chiedete al governo? Ma noi sostanzialmente chiediamo al governo dei reali investimenti sull'università e anche, diciamo, su una rivendicazione che va oltre anche i temi più strettamente legati al mondo della ricerca e dell'università, cioè una riforma fiscale che sia realmente a favore di chi lavora e che quindi guardi in primo luogo anche a noi giovani universitari, che spesso siamo soggetti a delle condizioni di lavoro totalmente assurde, che facciamo stage gratuiti, che non riusciamo poi a mettere in campo un reddito che ci permetta realmente di sostenerci sia negli studi, in un paese che comunque abbiamo le tasse universitarie più alte d'Europa, parliamo di anche 1.000 eppure 2.000 euro al mese, un paese che vede ancora comunque il numero chiuso in facoltà come medicina, che abbiamo visto quanto è essenziale per garantire questo un tipo di servizio pubblico, di sanità pubblica realmente utile. I sindacati e noi anche come Udu Roma sono da anni che sostengono invece un ribaltamento di fronte su questi temi. Ora le risorse ci sono per farlo e quindi siamo oggi qui con i sindacati per ribadire la necessità di queste riforme strutturali che servono al Paese.